la riporto, tra un anno la riporto, prometto, un volto per le mie nocche, hanno sete, una mascella instabile, un viso un po' storto, basta poco, davvero poco per la mia arte, un supporto da plasmare il tempo nemmeno un minuto, è pronto per la post-produzione, un intervento esterno di un altro artista, in divisa bianca oceano che ritorna il corpo allo stadio precedente, ma dentro no, dentro agisco io ancora, ho innescato un'opera che evolve da sola, procede nel farsi per chissà quanto la vita. Come faccio a spiegarlo alla polizia? Devo mentire, comunicare le intenzioni, reiterare i risultati, ridurre la ricezione alla portata del verbale. Non posso, non posso. Manca nella loro forma mentis, il movente, la prassi dell'artista. Non posso in coscienza incolpare nemmeno il supporto che so vivere e soffrire proprio come me. D'altronde è altro che mi muove mentre creo. Come faccio? Come faccio a spiegare alla pattuglia che, anche quando guardo fuori dai finestrini dell'auto di servizio, io lavoro? Poi non è altro che carne umana ammassata male, magari ordinata secondo una gerarchia che è funzionale e inservibile ad altro uso artistico per l'occasione. E sarebbe dove la mia colpa? L'opera d'arte serve l'artista soltanto, il pubblico dei self-service cosa può capirne davvero? Vorrei una biografia per ogni strada lasciata orfana di orme, per ogni frase finita in settima, per ogni fuori fuoco sacrificato, per ogni sforzo spermatico finito in cellulosa, in uno schermo di lattice di pelle umana. Ha rovinato più la biografia dei grandi, la scrittura dei minori, di quanto la scrittura, la biografia dei grandi autori. Questa libertà che vigila tra quattro mura, sei per la precisione, credo funzionerà per poco ancora perché mi confina l'azione nella fantasia soltanto. Ormai se sogno o dimentico o sogno poco, la stanza cranio si fa mondo porco in un battito di mani, un applauso staccato dalla platea indifferita. Immaginate il libro opporsi alla mano del poeta, sbuffare fuori tutto lo scritto e stare bianco e candido come una puttana che si fa suora. Si traveste a vita per farsi scopare da Dio solo alla fine, ritornare bambina che si scopre con le dita, scopre le fessure essere porte, indica la luna mediata da lampadario, luna condannata a stare in alto per colpa dei poeti, quando anche la più piccola pozzanghera d'acqua sporca ne mima l'immagine molto meglio di qualsiasi verso. Adesso, se posso, posso, tirato fuori la mia arte che si fa prurito, il corpo tradisce la nevrosi, il corpo sa bene cosa, mi faccio supporto io stesso deciso, riepilogo la mia arte in me, so, non godrò il prodotto finale, se lo godrà la polizia, pazienza, un ultimo sforzo risolvo la fame, il prurito, risolvo la vita.